In compagnia di Ezio Cardinale, sindaco di Ano d'Alba, siamo alla seconda edizione di Servai, questo festival decisamente particolare. Ce lo racconti velocissimamente. Sì, è un festival particolare perché parte dall'idea che il nostro territorio è estremamente vario e variegato. Pertanto enogastronomia sicuramente sì, e ci mancherebbe pure, siamo a Diano, paese del dolcetto, e comunque abbiamo la possibilità con spostamenti relativamente brevi di accedere ai paesaggi meravigliosi dell'Alta Langa e alla natura ancora selvaggia, nonostante il tempo sia trascorso, la tecnologia sia aumentata, abbiamo ancora la possibilità di fruire e di gustare di questa natura veramente meravigliosa. Quindi parliamo di natura, parliamo anche di storia a Diano, soprattutto per il posto dove siamo, che è lo Spianamento, un posto spettacolare che state pian piano rimettendo, se vogliamo, a disposizione dei turisti, no? Con tanti lavori. Ma all'interno di questo evento c'è un premio particolare. Certo, premio Babetta. È dedicato a Maria Barbara Cardone, che è la persona che ha donato questo compendio. Cioè, chiamarlo soltanto una casa storica, una struttura storica, è veramente troppo poco. Si tratta di un luogo meraviglioso, come si dice in piemontese, un bel post, e devo dire che con qualche sacrificio, molto impegno, grazie a Fondazione CRC, grazie ai fondi europei che sono arrivati tramite la Regione Piemonte e ovviamente anche i fondi del Comune, abbiamo quasi terminato il restauro per donarlo, ovviamente, come hai detto tu, ai turisti, ma questo lo abbiamo già fatto e lo stiamo facendo anche ai cittadini dianesi e della Langa e di tutto il territorio, ecco. Perché il progetto della ristrutturazione dello Spianamento San Sebastiano sta anche in un altro progetto che si chiama Langa del Sole, quindi rientra in quello che, se non sbaglio, è un percorso attraverso questi luoghi particolari della Langa. Esatto, mi fa piacere che hai ricordato questo particolare, anche perché siamo riusciti, in occasione del bando faro di Fondazione CRC, siamo riusciti ad unirci tutti insieme, è sempre bella l'unità di intenti, no? 19 comuni con Diano capofila e a portare a casa, innanzitutto creare un progetto articolato di un certo spessore che parte dal restauro delle pietre vecchie, ovviamente tra virgolette, perché si tratta di beni storici estremamente importanti, sino ad arrivare ad unirlo alle nuove tecnologie. Abbiamo 10 telecamere che continuano a proiettare, poi avrete modo anche di vedere qui proprio a Spianamento San Sebastiano c'è il diorama, no, delle suggestioni, no? Ci sono tutti i monitor dove vengono proiettate le immagini del nostro territorio, sempre in diretta, oltre ovviamente a tantissimi altri contenuti, sai e sapete bene, e chi ci ascolta sa bene che ormai le nuove tecnologie ci offrono confini sconfinati in realtà. Perfetto, noi ringraziamo il sindaco Ezio Cardinale da Diano d'Alba. Servai, seconda edizione, noi sicuramente pensiamo che andrà avanti, quindi intanto per chi vuole venire oggi e domani, quindi 9 e 10 agosto a Diano d'Alba, sono tante le cose all'interno, un bel programma, quindi venite numerosi. Sì, senz'altro, vabbè, le locandine sono sparse in modo materiale su tutto il territorio. Ovviamente oggi i social ci aiutano e lì troverete tutte le informazioni che vorrete, anche sul sito del Comune di Diano, e perciò vi aspettiamo numerose. Le attività sono veramente estremamente interessanti, si parte dai cavalli, dai falchi e ovviamente anche dall'enogastronomia, come ho detto prima, ci mancherebbe pure, e perciò dal ciclismo turistico, ecco, vi aspettiamo, venite, sarà una bella esperienza. Grazie. Esatto, grazie sindaco, buona giornata. Siamo sempre a Diano d'Alba in compagnia dell'architetto Davide Vero, che è praticamente la mente di Servai. Grazie, sì. Troppo gentile su questo, in realtà le menti sono tante, innanzitutto Ezio Cardinale, ci abbiamo messo le mani, ci abbiamo messo la testa, grazie anche alla nostra associazione Un Territorio, della quale sono presidente come organizzazione, poi abbiamo cercato di coinvolgere tutte le associazioni del territorio, quindi la Protezione Civile, la Proloco, la Cantina Comunale dei Sorì, l'Arvangia fondamentale per l'aspetto culturale, quindi tutte
tutta queste, diciamo così, questo associazionismo del territorio è stato coinvolto per questo progetto insieme poi ai finanziatori e al sostegno di Toke Bikes, la Banca d'Alba, la Fondazione CRC, Viva Armando, insomma moltissime realtà del territorio che hanno creduto in questo progetto e diciamo così ci hanno dato una mano per poter realizzare quello che vedremo in questi due giorni. Ecco, questa è diciamo la parte fredda dell'evento, esatto. No? Servai, ma Servai è un festival, cioè un evento decisamente molto particolare, raccontacelo un po'. Esatto, Servai parte proprio dal termine stesso, Servai in piemontese vuol dire proprio selvatico. Abbiamo voluto creare due giorni un po' selvatici, un po' per tutti. E innanzitutto un festival aperto a tutti e all'aperto, fortunatamente il tempo ci dà ragione, ed è un festival gratuito, quindi insomma abbiamo cercato di mettere insieme diversi aspetti che raccontassero questa natura selvatica, che è una natura in realtà spontanea, è una natura libera soprattutto, e quindi abbiamo messo insieme una serie di pezzi che vanno dalla musica, alle talk, ai laboratori per i bambini, all'aspetto dei concerti, al cibo, alla cucina che chiaramente caratterizzano questo territorio. Abbiamo amalgamato un po' il tutto per creare questi due giorni selvatici e poi soprattutto oggi avremo la talk con Camilla Razovic e più tardi un premio letterario, quindi ce n'è per tutti i gusti, insomma, ma con questa sottolineatura, con questo accento sull'aspetto di spontaneità, di essere selvatici, immersi da questa natura fondamentale, da questo paesaggio con cui cerchiamo di rapportarci. Quindi una sorta di ritorno alle origini, centrale in tutto Servai è la natura nella sua semplicità. Nella sua semplicità, esatto, il rapporto col paesaggio, l'aspetto della semplicità nel senso di un rapporto, costruire questo rapporto lento con la natura, come era in questi territori, no? Il lavoro lento, un prendersi cura di questi territori, e qua proponiamo proprio questo, quindi l'aspetto anche della sostenibilità che diventano centrali all'interno della proposta del Servai. Sicuramente qualcosa che è utile in questo periodo, soprattutto in questi anni noi viviamo, no? Una, come dire, società frenetica, siamo sempre di corsa e siamo sempre più lontani da quelle che sono le radici, quindi una bellissima proposta questa, Davide. Grazie mille, spero che ci siano persone che possano apprezzare il Servai e soprattutto il comunitario di Diano d'Alba e tutto il nostro territorio. Perfetto, ringraziamo Davide Vero e buon Servai a tutti. Grazie mille allora.